Una settimana di eventi di danza diffusi tra più location cittadine. Da sabato 20 a domenica 28 luglio è in programma la 12ª edizione di In Danza e in Arte, che sarà caratterizzato da un rinnovato format dove il tradizionale campus dedicato alla formazione di allievi provenienti da tutta Italia sarà affiancato da un vero e proprio festival con spettacoli di compagnie ed artisti di spessore internazionale. Il 24 luglio ci sarà un appuntamento qui all'interno del museo con i danzatori del CAB, del collettivo Arezzo Ballet, che si potranno esibire insieme a dei professionisti, dei musicisti, con delle coreografie inedite preparate da Niccolò Puggini e Beatrice Ciattini, danzatori e coreografi del Balletto di Toscana. Il 26 saremo in fortezza a coadiuvare la compagnia Elena di Vito Cassano. Per ultimo saremo il 28 al Teatro Petrarca per la chiusura dell'evento con delle performance dei nostri ragazzi. La compagnia si esibirà e ci saranno anche degli ospiti. In quell'occasione verranno assegnate borse di studio e gli attestati di partecipazione. Siamo molto felici di ospitare il 26 di luglio questo spettacolo di danza Out of Balance in Fortezza, che è un nostro modo per valorizzare questa settimana, questi 10 giorni di festival e di presenza della danza ad Arezzo. È uno spettacolo particolare perché è una sorta di performance flash mob danza acrobatica itinerante per i luoghi della fortezza per soli 60 spettatori per 3 repliche ed è il modo per far rendere proprio anche la stessa fortezza protagonista perché è il palcoscenico naturale di queste performance. Penso sia una delle prime volte o comunque forse la prima volta in tempi recenti che si hanno che si propongono queste performance di danza abbinate a visite guidate nel museo all'interno delle sale, proprio di fronte alle opere di Vasari e alle altre opere rappresentate nel museo. Quindi mi sembra veramente un'opportunità importante soprattutto per avvicinare il pubblico, soprattutto dei giovani.